Ciao a tutti amici, ciao Cernecco, mi son come che avevamo detto in partenza, questa è stata la prima accelerata, anche mia moglie, c'è anche le picce di Drio, semo, picce insomma, le picce grandi di Drio, le medio grandi di Drio, semo con il camper de Via Vai, che non devo tirare perché sa delle regole, preferisci che lo torni bel, siamo col camper di Via Vai che andiamo a fare una gita dove? A Salisburgo, quindi Salisburgo dintorni, ve mostreremo il tutto, quasi mia moglie, Drio se le fie, una non si farà mai vedere, forse l'altra sì, eccola, la se la, l'altra no, l'ha gradito de no col cocon, bom, noi partimo, ogni tanto faremo un piccolo video de saluto, sta roba siamo in viaggio con Via Vai, va bene? Viaggio con Via Vai, anche con mia moglie, fie, viaggio con Via Vai. È il suo compleanno oggi. Stiamo andando, manca poco, manca un tre quarti d'ora per essere a Salisburgo dell'Asele Montagne. L'ho fatto vomitare? C'è un minimo di neve, un po' di pioggerella che rinfresca, però se sta bene, viaggio sciocon, e ho già detto una battuta che mia figlia voleva copparmi, quando si arriva, per arrivarsi siamo a Salisburgo, quando sto mendrio c'è Scendisburgo, ma era meglio che non la dicevo questa qua, era proprio brutta. Il camper spacca, è bellissimo, guarda che roba, questo qua, bellissimo, bellissimo, comodissimo. Poi Via Vai, stavo pensando anche alla canzone di Via Vai, che se via vai, via vai, via vai, e dopo lo devo vedere. Martedì mattina abbiamo dormito benissimo, proprio da Dio, tanto che siamo svegliati troppo tardi, cioè non mi sono svegliato giusto, mi sono stato tranquillo, come che avevamo previsto, sveglia alle 7 perché dopo si va alle miniere di sale a Salisburgo. Mia moglie, mie figlie, adesso sono le 8:30, 8:40, non lo so, 8:53, vergognoso, dovevamo ancora fare colazione e dopo dovevamo andare alle miniere di sale. Ieri sera, era il diluvio, non ho arrivato a fare video perché avevo il telefono inzuppato e mi ero inzuppato totalmente, siamo andati comunque a fare un giro in città, in centro, a Salisburgo. Era facile perché siamo in un parcheggio che si è fatto apposta un minimo fuori dal centro, un parcheggio per camper adibito, fatto benissimo, tra l'altro c'è le colonnine di corrente per tutti, dopo c'è il bar, uno spazio, i bagni bellissimi, pulitissimi, con le docce, con tutto quel che servi, costa 25 euro a notte, quindi se vi servi un posto economico è facile per dormire in zona Salisburgo, questo è perfetto, ha tutto quel che servi per chi ha il camper ovviamente. Qua c'è l'erba talmente curata che fa impressione, cioè c'è le mucche che non ha un pel fuori a posto, mi penso che gli dà dei rasoi, delle robe e le si indrizza, le ha il spazzolino dei denti, cioè c'è ridicolo, non può essere. E vuol giocare a scacchi e fare attività fisica? Stiamo a Salisburgo e qua si sta facendo un partidon, adesso si sta mettendo tutto a posto per ripartire, probabilmente si è appena finita la partita, quasi questa sfera che avrà un significato specifico che mi non so, però voi sicuramente che guarda il video lo sapete, e lassù c'è quelle rotaie che porta in castel, e insomma qua sta preparando la partidona dei scacchi, che però sei anche movimento e attività fisica con scacchi. Pensati, la partita qua che si chiama la scaccolata, è un nome molto bello che usava i nobili. E sì, ieri sera siamo andati, come che vi dicevo, a mangiare fuori, e adesso vi dico quelle robe che non bisogna si fare, abbiamo fatto, però era il diluvio, non potevamo fare altro, siamo andati in un locale che faceva anche delle pizzone e mi ho scelto una pizzona, allora era pizze strane, vedo subito che era strana, era pizza di queste dimensioni qua, ma giuro, così, enorme, e era sta pizzona enorme, e mi ho detto, beh, non so che ce l'ho gusti così in Italia, normali, eccetera, ho gusti strani, no, era anche la Hawaii, che era quella con l'ananas, ok, però ho detto, boh, sorvoliamo, ho visto un'altra invece che aveva un tiro un pochettino più, bon, poteva essere un pochettino più austriaco, per modo di dire. Quindi ha pensato di fare sta pizzona con sora, insalata,
insalata, insalata, e con salsa tipo salsa, come si chiama, Caesar, quella roba, salsa bianca tipo del formaggio dolce, delicata, e parmigiano squagliato, una quantità di parmigiano squagliato sproporzionata, e sfilacci di pollo. Adesso mi vedi una roba che molti di voi e anche qualche pizzaiolo napoletano si rivolterà alla tomba. Cioè il primo, il quel che si rende dalla margherita, ecco. Irabona, giuro, Irabona. Ma come sai guidare sto camper meraviglioso? Come rider, guarda, adesso senza mano, scherzo. No, però, allora, sei figon, perché... Boh, ovviamente te c'è parla man, cioè dopo... escluso quei sei sgraffoni, saluti al gestore, via vai, escluso i sei sgraffoni che gli ho dato per alla mira, dopo ben. Croccante, era la fregatura che era talmente croccante che ti toccava masticare tanto, quindi te digerivi perché te stavi un giorno. No, però era la pasta digeribile, solo che era crostolosissima, era veramente dura da mangiare, ma buona, il gusto era buono, oh, cioè non stava, inutile che adesso fai longhi, era così e come sto pizzon. Ma se bella l'idea del giro in camper, se figona, ecco, figon. Fare il girone in camper e guardare i posti così, fermarsi davanti, insomma, comunque quasi un ordine, ragazzi. Se qualche cosa di strano, con le mie fiede drio con le cuffie che non le mangio neanche per il fiocco, adesso devo girare, me devo concentrare. A dopo, alle minie di sale. Siamo alle cascate del Liechtenstein Clan. Quella sei mia moglie che scendi. Mia moglie, fa ciao. E adesso noi dobbiamo andare alla toga, abbiamo fatto una salitona. Siamo un poco morti e adesso scendiamo. Eccoci, siamo arrivati alla cascatona, c'è tutto un percorso fighissimo con varie cascate, vari punti, e insomma ve la consiglio, se circa 50 minuti a Salisburgo, se non ti sbagli strada, se ti sbagli strada è 16 minuti in più. Sì, ma se non avevamo il camper. Se non avevamo il camper, eravamo nella cacca, dico subito figon, comunque, anche perché su abbiamo mangiato, dopo siamo partiti, siamo fatto tutto quanto. Perché avevamo i tempi stretti, quindi siamo arrivati dire col camper fino all'ultimo. Tempi stretti, bisogna parlare forte, se no non senti niente. Col camper se pola, anche pol. Fare in tempi stretti. Sì. Boh, siamo qua sotto la cascata, dopo torniamo in drio, faremo altre immagini. Mia figlia sta facendo il camera in questo momento. Te puoi chiudere al 3, 2, 1, via. Biofa, sì, ma te sago, cambia vita, no? Adesso giro il mondo, via vai col camper, vado su e zo, via vai, alla grande. Ma perché? No, non te sa, cioè, sei come la Giulietta di anni fa, cioè te ingrumi è brutto. Del resto è il vecchio detto qua, se camper ficaccia, cioè ti ricordi che a pamper sfocaccia era. Ma non sei brutto, cioè, cambiare un pannolino in cambio di un prodotto da forno. Cioè, secondo me non sei l'idea del secolo, ma a me pare più bel pamper sficaccia, cioè camper ficaccia, quel che. Allora, siccome questa roba qua porta gli ioni negativi, che sono tanto positivi per l'essere umano, per chi che non ha potuto venire, carico me e lo faccio con la voce di Otelma. Ora per tutti quanti, carico ioni. Fatto. E boh, adesso le mie picce, che non si picce, che sono grandi, e mia moglie, che non si picce neanche ella, le sendate a... lavarsi, invece mi resto cragnoso che mi piace. Stiamo discendendo e questo del panoramuzzo. Eccoci! Sì o no? Dove ti sposti? Ma che roba? Andiamoci con un colpo di classe, facciamo scendere il letto. Yeah, cioè questo è il futuro, capisci? Cioè, uno ciapa e va col camperin, cambia il mondo, Leopardato, alla grande, come è giusto che sia, leopardato. E adesso facciamolo sparire. Che tiro. Con le baba dentro, anche se puoi fare, è meraviglioso. Dobbiamo andare lassù e dopo finirà il giro. Tutta questa roba qua su una scala, vedi? Vado, andiamo, via.
Siamo qui all'ingresso delle miniere di sale di Salisburgo, Allein per gli amici. In questo luogo si svolgevano... No. Però era bello, cioè, ero molto Piero Angela in questo momento qua, o Alberto Angela. Andemmo alle miniere di sale di mattina, ci fermo tutto il giretto di mattina, queste cose brave, e dopo pranzo andiamo a fare un giro in centro e vediamo se arriviamo a beccarsi anche il museo di Mozart, insomma, che sarebbe il caso. Degli uccellini tipici della zona salisburghese che rompono le balle, giusto, però sono molto molto carini e qui a un passo da noi, ma andiamo ad intervistarlo. Uccellino del salisburghese, come, cosa fai? È andato. Va bene, questo è il programmino con Via Vai in viaggio, se viaggia bene perché il camper è sgattuto, è attrezzatissimo, adesso è in corrente, quindi non ne manca praticamente niente. Adesso pian piano mi alzo e mi sveglio, anche se sono sveglio da 2 ore circa. Ciao! Stanno entrando tutti, tranne noi che rimaniamo chiusi fuori come dei babbei. Bene, stiamo andando. Ma ci saranno veramente gli scivoli? Saranno lì sul serio? Si arriverà veramente in Germania? Sarà vero? Tra l'altro Salisburgo significa proprio città del sale, credo, spero. Forse ho detto una cagata, ciao. Allora, adesso stiamo per prossimo, Inaga ha cambiato, cioè abbiamo un nuovo abbigliamento, Inaga vestito Lori, con delle tutine veramente, veramente... veramente, cioè parte di essere un pochettino... Praticamente in mezzo tra un film del 007 Mr. Bean, credo, non so, però coccolo. Boh, siamo qua e ti comunque niente, non ti riprendo, no? No. Siamo in treno dentro la galleria che è strettissima. Mi sono appoggiato sulla schiena di mia moglie, che è un trenino un po' ridicolo. Però bisogna stare fermi con la testa per non dare che testata al muro, che è brutto. Quindi evitare le testate al muro. Un rumore molto forte ma molto molto bello. Allora sono davanti alla vetrina de Prada, questa qua, e quella maglietta costa 1380 euro, ma li vale tutti, eh. E quel cappello quanto ti ha detto? 820. C'è il campellino de Pescador, 820 euro, però è de Prada, il campellino de Pescador de Prada, cioè se te va a pescare con quelli, te ciampi orade de oro. Eccoli. Aiuto. Ma è bellissimo. Fighissimo. Ecco, questa è la velocità che ha fatto mia figlia venendo da per scivolo a 22 km orari. Quest'acqua che vado adesso ad assaggiare col ditino dal 28% di salinità. Dove posso dire? Praticamente questo è un ramoscello di un qualcosa che aveva lasciato qua, che si è cristallizzato e Lori lo ha messo sotto vetro. Fa un effetto bello alla bella alla bestia, che è metà basta. Benvenuti all'ignoto senza apostrofo. Sapete cosa sono questi? Questi sono i campanelli dei vari piani della casa di Wolfgang Amadeus Mozart. E andiamo a vedere un'altra cosa. Questa è la casa. Ma vediamo. Sotto la casa, proprio qui sotto. Un altro reperto storico. Spa. Per quale motivo? Sotto la casa di Amadeus Mozart c'è scritto Spar. Spar non è altri che il diminutivo di spartito. È incredibile, vero? Tutto questo a Salisburgo. Si parte ora, adesso vediamo. Cosa che è forte, anziché avere il libro, Iga, la parete. Ah sì, dove tutti le firme di tutti quelli che ha voluto firmare, insomma. Sì. Lungo tutta la parete. Con la sensazione che stiamo partendo.
siamo in chiusura per quel che riguarda la gitona fatta con Via Vai, che ringraziamo. Quindi se vi capita l'idea di noleggiare un camper, andè, perché se divertente, proprio se figo, se è una figata guidarlo, trovarsi nei luoghi, dormire, insomma, se è tutta una piccola avventura, se bella. Noi abbiamo fatto questa gita a Salisburgo, adesso stiamo tornando in Brio, siamo bene, e siamo praticamente a Lubiana, stiamo ritornando, e tutto figo, era proprio bello, sono stato bene, la mia famiglia credo che sia stata bene, siete stati bene? Eh? Sì! Non ho sentito di Drio, siete stati bene? Sì! Grazie! Ok!